Il corso di laurea in Material Science è un corso appunto, che fa parte del pacchetto dei corsi di laurea magistrale in chimica, però come potete vedere dalle slide che sono in inglese, il corso è tutto in lingua inglese. Lo scienziato dei materiali è una figura che cerchiamo di formare nel modo più multidisciplinare possibile, quindi ha importanti competenze sia di chimica che di fisica che di scienze della terra e che cosa deve saper fare? Tante cose, deve soprattutto essere in grado di studiare, preparare e riconoscere i materiali. La missione è ad accesso libero. Gli studenti che fanno parte del corso di studi della laurea triennale in Scienze e Tecnologia dei Materiali dell'Università di Torino hanno accesso diretto, gli altri studenti invece devono sottoporsi a un colloquio. Le date del colloquio saranno pubblicate a brevissimo, ce ne saranno 2 a settembre, 1 a ottobre e 1 a novembre. La conoscenza dell'inglese è imprescindibile, cioè dovete essere in grado di capire e di leggere in inglese. Ovviamente è un inglese facilitato per voi perché siamo noi che parliamo in inglese, di conseguenza l'accento è abbastanza familiare, insomma la terminologia scientifica è anche abbastanza semplice. Per questo motivo non vorremmo che questo fosse un limite, fosse un deterrente, anzi può essere un'occasione per cominciare a cimentarsi nel chiacchierare, anche nel discutere con i docenti in una lingua che non è la propria, che però è assolutamente fondamentale per quando entrerete nel posto di lavoro. Questo corso di studi mira alla formazione di scienziati dei materiali che, come vi dicevo prima, hanno delle forti competenze sia in chimica che in fisica e anche in scienze della terra. Alla fine del percorso devono essere in grado di preparare e caratterizzare i materiali e in certi casi anche di modellizzare le loro proprietà. Caratterizzare un materiale significa studiarlo in tutte le sue forme e arrivare a sviscerarne proprio un pochino la natura. Il corso si organizza in 3 semestri. Ed è importante sottolineare la quantità di ore di laboratorio. Tutti i corsi o quasi sono molto ricchi di ore laboratoriali e questo fa sì che gli studenti abbiano proprio la possibilità di maneggiare i materiali con le proprie mani. Come vedete, il quarto semestre, cioè il secondo semestre del secondo anno, non compare perché è dedicato esclusivamente alla tesi. I laboratori sono, le attività laboratoriali sono condotte per lo più nei laboratori di ricerca, quindi necessariamente dobbiamo organizzare dei piccoli gruppi perché i laboratori di ricerca non sono grandi come quelli didattici. Nello stesso tempo però si ha accesso alle strumentazioni più avanzate che il nostro dipartimento ha in dotazione. I laboratori si svolgono sia presso il Centro dell'Innovazione in Via Quarello, sia al Dipartimento di Chimica, di Fisica e di Scienze della Terra. Le lezioni sono tutte presso il Dipartimento di Chimica, qui in Via Giulia. Gli sbocchi professionali sono tantissimi, a un anno dalla laurea praticamente tutti i nostri laureati sono impiegati in un qualche modo, una percentuale non indifferente lavora in compagnie private e un'altra percentuale importante invece prosegue con il terzo livello di istruzione che è il dottorato di ricerca. Come vedete, le opportunità di lavoro spaziano in tutti i campi perché i materiali sono dappertutto.
Importante è l'internazionalizzazione, il nostro corso di studi è in inglese non per un vezzo del Dipartimento, ma perché accoglie studenti stranieri. Da 12 anni il nostro corso è all'interno di un progetto europeo che si chiama Mama Self e che accoglie studenti stranieri, da alcuni anni proprio recluta studenti stranieri da tutto il mondo, non solo da questo bacino di Mama Self. Per questo motivo tutti gli studenti, almeno metà degli studenti sono stranieri, arrivano da ogni parte del mondo e quindi è un'esperienza anche di internazionalizzazione molto importante. Questo ve l'ho già raccontato, come si fa ad entrare nel corso di studi, i nostri contatti, il manager didattico è la dottoressa Elisabetta Buzzoni, io sono il presidente del corso e mi chiamo Maria Cristina Paganini, scusate non ve l'ho detto prima. E la presidente della commissione orientamento è la professoressa Elena Groppo. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito, se avete bisogno potete contattare me oppure la professoressa Groppo o la dottoressa Buzzoni. Grazie per la vostra attenzione.